Olga! Sei proprio tu, signorina? Eh sì, siamo venuti a cercare un posticino scacciarabbia per Nina. Non voglio un posticino scacciarabbia. Ehi, Nina, a tutti serve un posticino scacciarabbia, persino a me. E io sono la palla di fuoco più rilassata che conosco. Eh già, dobbiamo soltanto trovare un posticino speciale dove puoi andare quando ti senti triste e arrabbiata. La mia casa sull'albero è speciale. Può andare bene? Direi che è perfetta! Ciao Sole, grazie dell'aiuto! Ciao Olga! Nina? È stato bello, è solo che mi manca lo scivolo, tutto qui. Che idea eccezionale, mia astuta nuvoletta! Wow! Guarda, è un arcobaleno bellissimo! Beh, ma questo non è un arcobaleno qualsiasi, Nina! Questo è il vostro personale scivolo arcobaleno! Ti prendiamo al volo! L'ultimo giro, Nina, va bene? Io devo cambiare posizione. Ci siamo, Ugo. È il momento. Oh no, la discesa pancia in giù, no! Oh, che coraggio! Yuhu! Sì! Ti prego, Sole, esci fuori! Oh, Ugo! Il sole oggi non mi vuole ascoltare. Ciao, Nina! Ciao, Ugo! Su, Giovanni, sempre più! Olga, tu sai perché oggi il sole non vuole splendere? Chissà, forse è ancora addormentato! Ogni tanto compare, ma poi si nasconde di nuovo. Andiamo a parlare con lui! Seguiamolo! Corri, 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 corri! Dove stai andando? Non te lo so dire, Nina! Non riesco! Ma ferma! Armi video! Coraggio, andiamo a prenderlo! Vieni qui! Bravissima Sonia! Almeno tu sei riuscita a fermarlo! Sì, povero Sole, ha un gran brutto singhiozzo! Ecco perché questa mattina continuavi a comparire e scomparire! Poverino! È così, Nina! Mi sta facendo impazzire! Non preoccuparti, Sole! Ti aiuteremo noi! Nina, tu conosci per caso qualche modo per far passare il singhiozzo? Mio papà dice che bisogna trattenere il respiro per 7 secondi e a volte funziona. Ma è fantastico! Proviamo allora! Sole, prendi un bel respiro, così. Attento, allontanati uno! 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7! Bravo Sole, ora puoi respirare. Come un pallottino. Allora, come va il singhiozzo? Oh, sembra che se ne sia andato. Sì, vado a fare il mio picnic. Oh, bene. Non preoccuparti, Nina. C'è un altro modo, sai? No, non voglio più trattenere il respiro. No, questa volta dovrai solo tapparti il naso e bere un po' d'acqua allo stesso tempo. Bene, cari ziete, è giunta l'ora di fare quello che sapete.
favore, fa che funzioni, per favore. Ok, basta così. Non ha più il singhiozzo. Davvero? No, neanche questo ha funzionato. Così non riuscirò mai a fare il mio picnic. Ah, forse c'è un altro metodo per fermare il singhiozzo di sole. Ribalta! Stai bene? Oh sì, sto bene! E il singhiozzo è sparito! Ma è fantastico, il singhiozzo non c'è più! Sei la migliore, Olga, batti 5! Non riuscirò mai più a fare il mio picnic! Mi dispiace, Nina! Questi sono così fastidiosi! Mi dispiace tanto, Sole. Oh, però vorrei che potessimo aiutarlo. Non dobbiamo arrenderci, ci deve essere un modo. Già, in realtà possiamo fare un altro tentativo, ma avremo bisogno di un aiuto. Ok! Tutti conosciamo il piano, giusto? Sì, siamo tutti pronti! Mi chiedevo dove... sono finiti tutti. Luna! Sonia! Ehi, Sole, tutto bene? Sì, ma... ho preso un bello spavento. È stata una mia idea. Una volta la maestra Anna ha fatto passare così il singhiozzo a Teo. E ho deciso di provare. Ti chiedo scusa. Non dispiacerti, Nina, lo sai? Potrebbe aver funzionato. Davvero? Ne sei sicuro? Sì, il singhiozzo se n'è andato! Ehi, Nina, che cos'hai lì di bello? È un trombone! Hai visto il signor Vento, per caso? Nina ha bisogno del suo aiuto per suonarlo! No, ma... posso darvi una mano io? Davvero? Lo sai suonare? No, ma ho sempre pensato di poter essere un grande musicista. Allora, che ne dite di questo ritmo? Stop! Vi prego, devo imparare a suonare il trombone come si deve. Mi dispiace, Nina. Non preoccuparti, Sole. Nessuno sa davvero come si suona. Non fare così, non buttarti giù. Dobbiamo ancora chiedere al signor Berto. Ecco il signor Berto! Eccolo lì! Veloci! Riuscire a suonarlo così. Beh, posso insegnarti. Soffierai forte come il vento, ma non sarà facile. Non c'è problema, accetto la sfida. E io darò una mano. Ma certamente, con grande piacere. Ora ti mostro la mia super grandine. Oh, ma che succede? Stai dietro! Devi calmarti! Ciao, Sole! Tutti devono sapere quanto sono bravo a fare la tempesta! Scusa, Sole. Purtroppo Bigio è un po' fuori controllo oggi. Secondo me sono troppo entusiasta per la sua grandinata. Non c'è problema. A volte, quando siamo troppo entusiasti, possiamo diventare un po' fastidiosi. Già.
mi sa che avete ragione. Ma ora andiamo, dobbiamo raggiungere Pigio! Si stanno divertendo un mondo! Sì, ma della tempesta nessuna traccia! Ma che strano! Come diventare una pilota. Una pilota, certamente. Sì, sarà super divertente. Non per Sole, che sta cercando di dormire. Scusa, Sole. Scusa, Sole.